Ascoli finita 3-0, Crotone Cesena 2-0, Latina Livorno 3-1, Novara Lanciano 4-1, Pescara Spezia 2-2, Pro Vercelli Ternana 1-2, Trapani Avellino 2-1, Perugia Modera 1-0, Entella Brescia 0-0, Cagliari Como 1-1. La classifica quindi con tutte le partite giocate di questa giornata, il Crotone comanda quota 34 punti, la classifica di Serie B, seguito dal Cagliari a 33, Bari 32, Novara 28, Cesena 27, Pescara 25, Perugia e Brescia 24, Trapani 23, Entella 22 punti, Livorno 21, poi il terzetto formato da Vicenza, Latina e Pro Vercelli a quota 20, la Ternana 19, Spezia 18, Avellino Salernitana 16, Modena 15, Lanciano e Ascoli 14, il Como punticino alla volta rosicchia qualcosina ma resta sempre in fondo alla classifica a questo momento con 10 punti. Al cospetto della squadra di Marino c'era una formazione che arrivava da una sconfitta interna con la Pro Vercelli a quota 15 punti al terzultimo posto in classifica, allenata da mister Torrente. Marino, ancora orfano dello squalificato Rajcevic, sceglie il solito 4-3-3 con davanti Galano, Gatto e Giacomelli. L'inizio è per la Salernitana che all'ottavo con Gabbionetta sul servizio di Donnarumma va vicino al gol con una conclusione alta. Su un calcio d'angolo ancora Gabbionetta la mette al centro, colpo di testa cercato più che trovato da parte di Colombo, anche qui occasione che sfuma. Il Vicenza si fa vedere al 25esimo con Modic che supera due avversari in dribbling all'interno dell'area di rigore, poi con il sinistro calcia ma Terracciano gli dice di no. Bella la giocata di Modic oggi in cabina di regia, preferito a Pazienza e Urso. Per la verità la prova del 29 non è stata particolarmente convincente, bella, forse la più bella del primo tempo, questa iniziativa biancorossa che porta Giacomelli a questo tiro cross per Galano, non ci arriva, questione di centimetri per l'ex giocatore del Bari. Chiude il tempo Ogier per la Salernitana, figurito, è attento e salva. Nella ripresa con un Marino che non può essere soddisfatto, non ci sono cambi all'inizio, è un Vicenza che però ha una buona occasione con un mischione furibondo, Galano tiene vivo il pallone, Gatto, Cinelli, poi la conclusione di Laverone ancora per Cinelli che non riesce a mettere in porta, un flipper impazzito sembra l'area della Salernitana, vediamo le fasi finali con il colpo di testa di Galano, la conclusione di Laverone, cerca il tocco sotto misura Cinelli ma non trova la porta, ci prova Gatto al 22esimo, la parata tranquilla di Terracciano, non c'è continuità d'azione per il Vicenza che reclama anche per un possibile calcio di rigore l'intervento di Lanzaro su Giacomelli, l'arbitro ammonisce Giacomelli che tra l'altro era diffidato, salterà la gara infrasettimanale con lo Spezia, rivediamo la spinta di Lanzaro, c'è, ci potevano stare anche gli estremi per il calcio di rigore, qui Coda servito da Euseppi non inquadra la porta, siamo negli ultimi 5 minuti quando il Vicenza trova l'ultima palla gol, quella più interessante forse con Galano che ha il pallone sul piede sbagliato, quello destro spara in bocca a Terracciano, smorfia di Marino e si va tutti negli spogliatoi con uno 0-0 che muove un po' la classifica, ma ripeto, dà la sensazione che il Vicenza sia ancora un malato convalescente e quello di oggi, quel punticino, è un brodo. Arriva adesso la gara di mercoledì contro lo Spezia di mister Mimmo Di Carlo. Alla Spezia la formazione biancorossa dovrà fornire una prova di ben altro spessore per uscire indenne dal campo avversario. Andiamo a sentire dalle parole di mister Marino come ha visto l'allenatore del Vicenza la gara odierna contro la Salernitana. Io credo che è un peccato, abbiamo perso anche due punti oggi perché, ripeto, la prestazione soprattutto nel secondo tempo è stata in crescendo, ma ci siamo dimostrati maturi perché non ci siamo innervositi del fatto che loro cercavano di non farci giocare nel primo tempo, abbiamo avuto la pazienza di aspettare per poi, ripeto, fare un gran secondo tempo. Mister, manca il gol a questo Vicenza? È mancato, oggi è mancato solo proprio il gol, così come era successo col Cesena, e quindi io credo che nell'ultima
ultimamente le partite in casa la squadra ha fatto una crescita importante sia con l'Asco sia col Cesena e anche oggi soprattutto nella ripresa, per cui la strada è quella, non bisogna ripetere quello che è stato a Terni, però quando una squadra, quando i ragazzi fino alla fine danno il massimo per vincere la partita, non possiamo fare altro che aspettare la prossima, perché ripeto è un peccato aver lasciato tanti punti in casa.